Sanità bellunese, non chiediamo la luna. Con queste parole Massaro e Perenzin, nel ruolo rispettivamente di presidente e vicepresidente della conferenza dei sindaci di Belluno, hanno commentato l'esito dell'esecutivo provinciale di lunedì, che attraverso l'analisi dettagliata delle schede sanitarie recentemente emanate dalla regione ha sintetizzato le esigenze della provincia in materia. Le istanze del territorio sono state quindi portate a Venezia dinanzi alla quinta commissione. A farla da padrone, naturalmente, la richiesta di una maggiore attenzione alle particolarità, o per meglio dire difficoltà, del territorio montano. Abbiamo ribadito le posizioni storiche del nostro territorio, e cioè una particolare attenzione all'emergenza, urgenza ed emergenza, soprattutto per l'ospedale di Pieve di Cadore e per l'ospedale di Agordo, che oggi sono privi della chirurgia H24 e sono privi dell'automedicalizzata in alcuni casi, e quindi abbiamo portato la posizione dei sindaci dell'Agordino e del Cadore. Abbiamo inoltre parlato dei posti letto riservati al primiero presso l'ospedale di Feltre, che non devono andare ad intaccare la programmazione dell'ospedale di Feltre, chiaramente, e poi abbiamo parlato di altre questioni, come per esempio la neurochirurgia e altre situazioni ancora, che devono, come la radiologia interventistica, che devono invece essere garantite presso l'ospedale di Belluno per garantire quella vocazione che avevamo costruito come sindaci, cioè un ospedale, diciamo, per le emergenze maggiori. Chiediamo delle cose abbastanza semplici, che non hanno un impatto economico chissà quanto rilevante, anche perché i tagli sono stati tantissimi in questo periodo e quindi gli spazi economici ci sono sicuramente. Ci aspettiamo che la commissione ci ascolti e ci aspettiamo che i rappresentanti bellunesi presso la regione del Veneto facciano la loro parte per la nostra rete ospedaliera.